Prima di iniziare questo video, vorrei avvertire che il mio Discord è stato cancellato per moltissime ragioni, ma per sapere quando farò video, live o eventi inerenti ai miei due canali, andate su questo gruppo Telegram. Il sito lo trovate qui o sotto la descrizione. Grazie. Esiste una malattia, tanto micidiale quanto infettiva, che circola per internet, trasformando la gente in zombie e creando un'idiozia tale da rovinare per sempre il genere umano. Sto parlando del Family Friendly. Popolo di YouTube, io sono Indy e sto per parlare male di una cosa che potrebbe rovinare per sempre il mio canale, visto che, YouTube Italia si basa molto su quello. Sto parlando del Family Friendly, o detto da me, diventare Dora l'esploratrice solo per non ferire i bambini che si trovano in giro per YouTube. Però Family Friendly non è solo su YouTube, ormai è ovunque. Tutti sono pacifisti su internet, ma soprattutto su Facebook, vietano le parolacce, la violenza e molte altre cose che da secoli nel nostro DNA. Il problema non sta nel pacifismo, il problema sta nell'esagerazione del tutto, nel creare leggi e divieti tali che ogni piccola cosa anche nell'internet è severamente vietata. Ok, forse anni fa internet esagerava nel portare violenza e razzismo con black humor e meme che facevano più piangere che ridere, o video molto esagerati. Ma ora, dannazione, stiamo saltando da un lato all'altro della bilancia senza trovare un equilibrio. Con il fatto che il COPA è diventato ufficiale su YouTube, tutto internet si è diviso in due o tre parti. Una parte vuole la normalità, vuole che internet sia libero e che non diventi il nuovo canale cristiano e pieno di regole manco fosse Radio Maria. L'altra parte invece vuole essere, dalla parte dei poveri bambini che circolano per internet e vogliono che loro siano più al sicuro, trasformando YouTube, Facebook e altro in un maledettissimo parco giochi sicuro per ogni piccino. Non contando che internet è popolato da moltissima altra gente. E poi c'è il terzo gruppo, gli youtuber o anche quelli che lavorano per internet. Non so come mettere loro. YouTube da un paio di anni è diventato un lavoro per molti, facendo sì che possano sopravviversi. Il problema del lavorare è che devi perdere qualcosa e con YouTube ci devi perdere, diciamo, la dignità. Se vuoi diventare famoso, devi essere disposto a fare ciò che non ti piace e devi fare sacrifici molto grandi. Non puoi portare roba che piace a te, ma portare roba che piace ad altri. E questo, diciamo, che crea una doppia personalità in qualsiasi youtuber. Da un lato, per sopravvivere accetti questa scelta di trasformare YouTube nel nuovo asilo, ma dall'altro ti chiedi: devo veramente diventare un animatore per bambini? In ogni caso, diciamo che gli youtuber si impazziscono per questa cosa. Devono stare attenti a ogni piccolo passo, manco fossero su un campo minato. Se carichi il video sbagliato... Una volta YouTube era più libera e non dovevi avere paura di fare degli sbagli, potevi essere chi volevi. Invece la bilancia si è spostata nella zona della sicurezza, dell'attenzione, del genitore che vuole insegnare al proprio figlio l'educazione, ma lo chiede ad altri di farlo. Il problema di queste regole è che sono inutili. Spiego perché. Se YouTube o Facebook vogliono fare queste regole per insegnare a un bambino come essere Gesù, diventa inutile quando fuori dal computer, davanti alla televisione o anche a scuola si mostrano le cose in modo differente, mostrando com'è veramente il mondo. Su internet viene vietata la violenza, il sesso o le parolacce, ma nella vita reale non c'è un divieto. Non c'è un suono che toglie le parolacce, non c'è un blur che toglie la violenza e non c'è un CAPTCHA o una password per vietare il sesso. Prima o poi il bambino le impara, o peggio, magari le ha già imparate. Facendo così non si fa altro che peggiorare le cose, rendendo il cervello di un povero bambino un colabrodo, perché non capisce cosa è reale e cosa no. Su internet vede tutto rosa e fiori e nella realtà invece vede guerra e violenza, non riuscendo a capire cosa scegliere. La stessa cosa anche su Facebook. La gente condivide roba pacifica, denunciando a destra e manca la violenza su povere persone o su dei poveri cagnolini. Ma poi, nella realtà, siamo tutti apatici. Vediamo un barbone e lo evitiamo. Vediamo un cagnolino e ci facciamo gli affari nostri. Vediamo la violenza contro un disabile e quel commento che qualche ora prima avevamo scritto dicendo: io, se trovassi qualcuno che picchia un disabile, lo farei a pezzi, diventano solo parole. Volete tanto le regole su internet? Per cosa? Per nascondervi dietro un telo?
per nascondere chi si è realmente? Molte persone su internet creano un personaggio forte e risoluto, in grado di cambiare il mondo con un'azione. Ma nella realtà, tutto ciò che avete letto è falso. Solo un palcoscenico. Si crea un personaggio per nascondere paure e debolezze, per nascondere la timidezza. Su internet siamo tutti Superman, ma nella realtà non siamo altro che dei robot che sopravvivono e non fanno nulla per il mondo. Vanno avanti per la loro strada e continuano la loro vita e appena tornano a casa ritornano nel loro mondo perfetto, dove sembra che le loro azioni possano cambiare il mondo. Però creare un mondo perfetto su internet con regole ferre sulla violenza e altro non si fa altro che creare un posto magico dimenticandosi della realtà, che peggiora giorno per giorno. E voi cosa siete? Persone che si dimenticano del mondo e quindi vanno avanti nel Matrix? Oppure persone che vogliono realmente cambiare il nostro mondo con un vero equilibrio e non con delle stupide regole di divieti? Se si vuole realmente insegnare qualcosa a bambini senza rovinare un mondo come quello di internet, non bisogna creare una regola all'interno di essa, ma creare delle regole al di fuori di essa. Come quello di far sì che i genitori si occupino dell'insegnamento dei ragazzini e non che ci sia internet, creando stupide regole a fare da padre o madre. Internet è sempre stato un posto libero. Creare delle regole per plasmarlo come vogliono solo certe persone non è altro che una rimozione della libertà. E questo non fa altro che creare un muro tra il presente e il futuro. Quindi, da Indie è tutto, ci vediamo alla prossima. Se questo video vi è piaciuto, lasciate una bella zampa su mi piace. Ditemi i vostri pensieri su questo discorso qua sotto nei commenti. E noi vediamo di ritrovarci al prossimo video.